Allora, si è addormentato? Sì. Era tanto tempo che non vedevo Junior così felice. Ho chiamato il medico. Sai che mi ha detto? Cosa? Che da un momento all'altro può parlare. Sì, anch'io ne sono convinta. E pensare che un tempo non ci credevo. Ma adesso ne sono assolutamente sicura. Che cosa incredibile, vero? E pensare che è successo dal meccanico. Ma lo sai che mentre mi facevano il preventivo del lavoro, Junior è sceso dall'auto e si è messo a giocare con quello che gli capitava, anche col grasso, pensa. Ho cercato di fermarlo perché non volevo assolutamente che si sporcasse, ma è stato impossibile. Sì. Era tutto sporco alla fine, ma era così, così contento che, beh, l'ho lasciato fare. Ma lo sai che dopo un po' il padrone dell'officina lo ha preso in braccio e lui, mentre lo alzava, lui mi ha guardato e mi ha sorriso. Ah, ti giuro, mamma, tu non hai potuto vederlo. Non puoi immaginare la mia gioia. Me la immagino, invece. Se fossi stata lì, forse sarei anche svenuta. Ma lo sai che questo comportamento di Junior mi lascia perplessa? Perché? Perché devi sapere che lo psicologo mi ha sempre detto, ecco, che un bambino che ha questo problema, che non parla, quando ha 1 e 2 anni e non... cioè, quando dovrebbe parlare, non ci riesce perché... ecco, perché non si sente amato dai suoi genitori, si sente rifiutato. E ora io mi domando, se le cose stanno così, avrebbe dovuto cominciare a emettere suoni con me o con te, ma non con un estraneo, non mentre era fra le braccia di uno sconosciuto, di una persona che vedeva per la prima volta. Ti capisco, ma è più importante che abbia dimostrato di poter parlare, non credi? Sì, certo. Da lì, non sarà che quest'uomo, questo meccanico, abbia qualche potere spirituale che ha influenzato il piccolo? No, no, pensaci, tesoro. Esistono tante cose misteriose, tante forze, tante cose strane e innaturali che potrebbe essere anche un parapsicologo. No, 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 mamma. Quello è semplicemente un uomo, anzi, un meccanico, per quanto ne so, che ha preso in braccio Junior e, beh, era così affettuoso che ha sorriso. In ogni caso, deve essere un uomo meraviglioso. Mamma, è solo un essere comune, normale. Però può essere che proprio questo lo renda meraviglioso, no? No, no, aspetta, tesoro, è per me. Allora, mamma, senti, si è fatto tardi. Riccardo mi starà già aspettando. Meglio che vada. Sì, cara, divertiti. Ciao. Pronto?